Sono tantissime le discipline che possiamo fare con i nostri cani in acqua. Si può fare del nuoto ludico semplicemente per tenere il cane in forma, per farlo divertire, per farlo stare bene. Possiamo insegnare a fargli passare la paura dell'acqua, possiamo rieducare i cani dopo l'intervento, aiutare la muscolatura di cani displasici o far passare la paura dell'acqua ai cani che magari hanno avuto qualche trauma o che non sono proprio dei pescioloni. L'importante è usare sempre un sistema simpatico, divertente, e soprattutto quello che è più bello è che i cani entrano in acqua con i padroni e quindi questo è molto divertente. Tra l'altro tutti pensano che i cani nuotino sempre, i cani stanno a galla, ma nuotare è un'altra cosa. Molti cani fanno quello che noi chiamiamo un po' il motoscafo, stanno con il posteriore abbassato e battono tantissimo le zampe anteriori, fanno un sacco di fatica e dispendio, hanno un grosso dispendio energetico per nuotare. La prima cosa è insegnare al cane a nuotare orizzontale con un corretto assetto in modo tale che non si stanchi. Un'altra cosa importante è che dobbiamo insegnare al cane ad ascoltarci, ad avere dei comandi e delle regole anche in acqua. Il cane deve entrare quando glielo chiediamo e uscire quando glielo chiediamo. Non possiamo permetterci che il cane si butti in tutte le pozzanghere perché gli piace l'acqua, o peggio ancora che magari si butti in un torrente o in acqua o da una barca senza il nostro permesso. Quindi è importante giocare, giocare in acqua, giocare con l'acqua, ma giocare sempre finalizzando quello che il cane fa all'attenzione e alla coordinazione e alla collaborazione con il proprietario. Questa è una cosa che possiamo ottenere solo se lavoriamo con sistemi positivi e divertenti, quindi premiando il cane con la voce, stimolandolo e gratificandolo in tutti i modi. Guardate l'attività che sta facendo Pepi sulla tavoletta, non sta facendo solo nuoto, deve gestire il suo equilibrio, quindi deve mettersi in una posizione tale per cui gestisca l'instabilità della tavoletta. Questo presuppone ovviamente già aver fatto parecchio nuoto, aver passato tutte le paure. Guardate l'atteggiamento della coda, bella alta, che ci dice che ha voglia, e appena c'è il premio un bel tuffo per andare a pescare il riportello. Bravissima Pepi. Anche qui sfatiamo un mito: non nuotano solo i cani grossi, non nuotano solo i cani fantastici già predisposti al lavoro in acqua come i Labrador, come i Golden, come i Barboni, ma nuotano anche cani di altre razze. L'acqua al nuoto è un'ottima disciplina, non è faticoso, non è traumatico, è un ottimo modo per tenere il cane in forma, soprattutto nella stagione invernale, quando magari non c'è tempo di farlo correre, di farlo andare. C'è un modo, è un modo per tenere in forma la muscolatura, per far restare il cane ben muscolato e bello attivo, per farlo sfogare, e va bene per qualsiasi cane. Abbiamo messo veramente in acqua cani di tutti i tipi, di tutte le razze, facendoli divertire ovviamente. Vedete che abbiamo tavolette, anelli, tunnel, slalom acquatici, un sacco di giochi per farli giocare e divertire. In acqua, oltre al padrone, con noi entra sempre anche un assistente di vasca che aiuta il conduttore a capire se il cane è stanco, se deve avere i giusti tempi di riposo. Brava Pepi! Pepi fa questa cosa per un quarto d'ora a fila, che è uno sforzo non da poco, perché si allena con molta regolarità da 2 anni, tutte le settimane, e vedete che vengono finalizzati non solo l'attività fisica ma anche l'attività mentale. Molto importante che il cane lavori anche con la testa, che sappia cosa sta facendo, che gli si chieda di fare delle cose, che le faccia e che ne tragga soddisfazione. Questa è veramente la cosa più bella che si può fare insieme al cane, giocando insieme.